si introduce l'educazione gender, cosa assolutamente non vera. Quindi corretta informazione mi sembra che dovrebbe essere una delle priorità. Come pure è stato detto anche poco fa che vengono distribuiti agli alunni addirittura di pochi anni opuscoli. Questo non è mai successo. Ci sono stati degli opuscoli preparati per i docenti, proprio per formarli ed informarli. Si devono ascoltare i genitori, sicuramente, però secondo me per una maggiore anche rappresentatività dei genitori che vengono ascoltati, forse si dovrebbero sentire anche coloro che sono stati eletti negli organi collegiali, forse più rappresentativi di altre organizzazioni che non si sa bene poi quanti iscritti veramente abbiano. La ringrazio. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione numero 31568 dei deputati Matarrese ed altri concernente iniziative per garantire il diritto allo studio agli alunni diversamente abili. Il deputato Salvatore Matarrese ha facoltà di illustrare la sua interrogazione ed ha 1 minuto, prego. Grazie Presidente, signora Ministra. L'interrogazione ha sostanzialmente per oggetto il diritto allo studio degli studenti diversamente abili che al pari di quelli normodotati devono avere e sentire la presenza dello Stato e quindi avere un adeguato numero di ore di assistenza di insegnanti di sostegno. Le ho riportato nell'interrogazione il caso drammatico di quel ragazzo di Francavilla che ha 22 anni e che da 15 anni non riesce ad avere un adeguato sostegno nella sua formazione. E i numeri sono emblematici, sono 100.000 gli insegnanti di sostegno, 200.000 gli studenti diversamente abili. E come lei ha evidenziato nell'audizione in settima commissione, questo problema riguarda soprattutto il Sud. Quindi io le chiedo quali azioni intenda prendere il governo per sanare questa problematica che, come sempre, riguarda il Sud, ma riguarda cittadini italiani che hanno bisogno di sentire lo Stato, soprattutto nella loro formazione. Grazie. La ringrazio. La Ministra dell'Istruzione Giannini ha facoltà di rispondere, prego. Grazie signor Presidente. Ma io partirei, onorevole Matarrese, per rispondere, auspico esaustivamente, a questo quesito importante e delicato dai numeri, dalla dimensione quantitativa. Lo sforzo del governo è stato veramente imponente anche sotto questo profilo, già a partire da questo anno scolastico, perché cito